Sì, si vede. La registrazione è avviata, buon lavoro. Grazie, grazie mille. Allora, ci sono, prima di iniziare, ci sono domande sulle lezioni della volta scorsa? Qualcuno ha qualche domanda? No, non mi sembra. Ok, perfetto. Allora, vediamo le ultime cose, vediamo le cose che abbiamo visto l'ultima volta. E quindi l'altra l'ultima volta abbiamo visto l'exhibit. Perfetto, eccolo qua. Ok. Allora, l'exhibit, abbiamo visto che è possibile utilizzare lo stesso tema o un tema diverso rispetto a quello del sito Omeka che stiamo andando ad utilizzare. E vi avevo fatto un paio di esempi, abbiamo creato l'exhibit dei film preferiti di ciascuno di noi. Ovviamente abbiamo fatto la prova prima con un tema diverso, vi ricordo che il nostro è Seasons, invece abbiamo fatto la prova la volta scorsa con Berlin e quindi abbiamo visto che effettivamente è diverso lo stile. Abbiamo visto diverse informazioni, questo è l'exhibit col tema diverso e questo qui invece è l'exhibit con lo stesso tema, sulla stessa prova. Poi siamo andati a capire che abbiamo capito che le exhibit sono formate da pagine, a loro volta formate da blocchi, e i blocchi di base sono questi qui. Quindi i file, quindi gli elementi col testo, solo gallerie, testo e file. Abbiamo provato a farne alcuni, quindi abbiamo creato dei blocchi, se vi ricordate. Qui è possibile scegliere il layout, quindi la forma che deve avere. Che devono avere i blocchi sulla pagina e questa qui poi è stata l'aggiunta poi degli item all'exhibit, si va a selezionare tra tutti gli item che abbiamo a disposizione e effettivamente possiamo, non possiamo, questo qui è il blocco file with text, quindi scusate, il blocco gallery, in questo caso possiamo o non possiamo prevedere una caption. Ovviamente cliccando sull'immagine, qui, una volta creata, cliccando sull'immagine aprirà poi la scheda del film in questo caso. Quindi come vedete, su browser exhibit troveremo l'exhibit qui e le pagine di questo exhibit in questa parte. Poi abbiamo visto la gestione dei tag, molto interessante, possiamo andare a cambiare il nome proprio del tag. E qui invece vediamo quanti diciamo, documenti ci sono con lo stesso tag e possiamo eliminare anche a catena tutti i tag. E poi ci eravamo lasciati con la prima parte del plugin di importazione CSV. Ricordo a tutti quanti che CSV non è altro che un file di testo che contiene diciamo, una tabella. Ciascun valore della tabella, quindi ciascun campo, è separato da virgola o punto e virgola. E ogni riga rappresenta un elemento diverso. Ovviamente la prima riga solitamente contiene l'intestazione della tabella. Vi avevo fatto vedere la scorsa volta che conviene molto utilizzare Google Fogli, che serve molto, cioè molto più utile rispetto a Excel, soprattutto come compatibilità. Non dovete, avete solo un tipo di CSV da salvare, in Excel non è così. E come vi ho fatto vedere l'altra volta, vi assicura l'importazione. Quindi abbiamo una funzione di automapping, una volta decisi quelli che sono gli elementi Dublin Core, i campi Dublin Core, abbiamo la possibilità di scrivere Dublin Core in questo modo, due punti, il nome del metadato, in questo caso title, e automaticamente ci sarà l'automapping. Vi ho fatto vedere la volta scorsa che questi sono i metadati che andremo a utilizzare per descrivere l'elemento, avremo l'ultimo che si chiama name file col nome del file. Ovviamente ci abbiamo provato la scorsa volta e non ci siamo riusciti perché i file erano all'interno della nostra macchina, erano sul nostro hard disk, invece devono essere disponibili via web online. Questa è la schermata che vi facevo vedere di Google Fogli per salvare il CSV, quindi noi abbiamo la tabella, scarica, valori separati da virgola, punto CSV corrente. E abbiamo un file di testo scritto in questo modo.
Ovviamente non sono allineati all'interno del file di testo i diversi campi. Questa è la schermata del plugin di CSV Import. Quindi possiamo fare l'upload, da qui scegliamo il file, ovviamente conviene mettere qui la spunta in questo punto qui per l'automapping, dopodiché si seleziona il tipo di elemento, vi ho fatto vedere la scorsa volta, ci sono i diversi tipi di elementi, quindi in questo caso still image, e si seleziona la collezione. Ovviamente bisogna smarcare almeno questa qui per rendere tutti gli elementi pubblici, altrimenti rimane privato l'elemento e quindi non è visualizzabile. Questi altri per il momento li abbiamo lasciati uguali e oggi andremo a vedere che cosa vogliono dire soprattutto questo elemento qui per il CSV import. Quindi questa schermata è subito dopo quella precedente in cui abbiamo fornito tutte le informazioni per l'importazione CSV. Come vedete, la prima riga del file CSV, eccola qua, messa ovviamente su righe diverse, quindi abbiamo l'intestazione della tabella. In pratica abbiamo la stessa tabella ruotata di 90 gradi. E poi dopo abbiamo un esempio. Quindi fa vedere, per esempio, questo qui era The Mask, la descrizione, il creatore, la data, e poi qui riporta lo stesso nome. Quindi si capisce che non è un metadato. Infatti, qui dentro chiede di selezionare che tipo di elemento, che tipo di metadato da brincorrere. E invece noi possiamo smarcare qui file, perché indichiamo che questo qui è il file da caricare. C'è la possibilità di fare la stessa cosa con un'ulteriore colonna per i tag. Poi andremo a fare anche questo tipo di esempio. Il problema, come vedete, vi avevo fatto vedere già la scorsa volta, ma abbastanza velocemente, è che nello status, che si accede a questo status dopo aver cliccato CSV import nella seconda scheda, vediamo che gli elementi sono stati saltati, quindi non sono stati caricati. Quindi lo status rimarrà completo, ma gli elementi sono stati completamente saltati. Per poter avere la certezza di aver caricato, dobbiamo trovarli qui, i nostri elementi, quindi in items importati. Quindi, in questo caso vi ricordo che stiamo caricando delle singole immagini, che sono le locandine dei film, e quindi per ogni elemento ci sarà una sola immagine. Oggi poi andremo a fare l'importazione di elementi con più di un'immagine, come abbiamo visto le scorse volte per i libri. Quindi name file non deve avere il nome del file in locale, ma deve avere il nome del file disponibile su internet. Quindi io vi ho fatto vedere la scorsa volta, se cerco online ad esempio il film The Mask, scrivo locandina. Se vado su immagini, ho fatto vedere la scorsa volta, apro ad esempio questa in un'altra scheda. Se apro l'immagine in un'altra scheda, otterrò il link e quindi mi basterà copiare questo link all'interno del CSV. E che è quello che ho fatto qui. Cambiando il CSV abbiamo la possibilità, oggetti importati li abbiamo qui, e quindi abbiamo effettivamente i file all'interno del nostro sistema Omeka. Allora, qui ci eravamo fermati la scorsa volta. Ho fatto questo breve recap, penso sia utile ogni tanto fare questo tipo di recap per ripartire. Sì, stavo vedendo i messaggi. Sì, infatti. Ok. Allora, ripartiamo quindi con le cose nuove dell'ultima lezione. C'è la possibilità, nel caso in cui ci siano stati degli errori, anche in seguito, cioè ovvero dopo aver visto il sito, l'aspetto del sito, possiamo tornare indietro per quanto riguarda l'importazione degli elementi, senza doverli cancellare uno alla volta. Qui stiamo caricando ovviamente uno o due elementi, ma voi dovete immaginare di caricarne centinaia.
in una collezione. Che cosa fate? Cancellate uno alla volta? No, avete la possibilità, avete un'opzione nella scheda di stato dell'importazione CSV, undo import. Quindi alcune volte l'ho utilizzato anche personalmente, nel caso di errori conclamati o di cui vi accorgete anche a distanza, avete la possibilità di tornare indietro rispetto all'importazione, quindi di annullare l'importazione. Tutto ciò che è stato caricato in questa volta avete la possibilità di cancellare. L'upload di immagini prodotte da noi. Quindi qui vi ho fatto vedere che il link era di siti che avevano caricato queste immagini. Adesso invece dobbiamo riuscire a trovare il caso in cui noi abbiamo le immagini, ed ecco che ritorna qui una slide che avevamo già trattato sul file system del server Omeka. Quindi all'interno, se vi ricordate bene, all'interno della cartella web files avevamo la cartella img. Quindi se voi all'interno della cartella web files e la sottocartella img, ad esempio esempio.jpg, questa immagine qui sarà disponibile per passo completo, quindi https in questo caso perché http sicuro, questo è il nome del dominio, /img/esempio.jpg. Quindi potete riportare questi indirizzi all'interno della tabella CSV. Allora, adesso volevo farvi una domanda, sperando che siate ancora vivi. Abbiamo fatto pochissimo come tempo, quindi dovreste essere ancora vivi. Volevo chiedere se qualcuno ha una risposta a questa domanda. Cioè, nel caso di elementi multi-immagine, ci sono delle idee per il caricamento del CSV? Come fa a caricare più immagini? Ciao Luigi. Gigi, scusa, solo una domanda rispetto all'argomento che appena concluso, sul link, sull'URL. Quello è un URL, dovrebbe essere relativo, cioè è legato probabilmente alla risoluzione del nome DNS, no? Come sì. Facciamo noi a dare un riferimento assoluto, non lo so, mi viene in mente... banalmente un localhost o similari, come facciamo a dare, cioè se noi dovessimo cambiare il dominio e fare la migrazione o cambiare, ok, cioè mi sono spiegato? Certo, allora l'unico modo di risolverlo è il seguente, o meglio, bisogna considerare che si fa l'importazione viene fatta una volta che uno fa l'importazione, l'immagine viene creata una copia di questa immagine dal sistema Omeka che la gestisce internamente. Quindi se noi cambiamo il dominio non ci sarà effetto su CSV. Se invece noi cambiamo il dominio prima dell'importazione, dobbiamo andare controlla e sostituisci e cambiamo il dominio all'interno del CSV. Sì, sì, ricordo che c'era praticamente una traduzione del nome con caratteri alfanumerici, giusto? Cioè la codifica del nome immagine non era più l'originario, ma lui sì, cambiava, giusto? Era quel... è una copia del sistema Omeka, quindi è stata caricata. Ok, perfetto, grazie Claudio. Niente. Allora, invece c'è qualcuno che mi può aiutare con questa risposta? Allora, il problema è questo qui, vi faccio vedere subito. Noi finora abbiamo caricato elementi in cui sì, ci sono dei metadati, ma c'è solo una immagine e quindi il CSV aveva questa forma. Quindi titolo, descrizione, creatore, data e nome file. E questo è singolo. Ma se io ne volessi creare più di uno, cioè se io volessi creare un elemento con più immagini, c'è qualcuno che si sbilancia? Ci provo. Eventualmente nel campo immagine, che ne so, punto e virgola e più link. Ok, questa è una proposta. C'è qualcun altro che fa altre proposte? Nessuno? Ok, allora le soluzioni sono due.
Solo sono due, una detta Gigi e l'altra ve la dico io. Allora, abbiamo la possibilità, se può tornare utile, per la gestione di più file, si può inserire più colonne name file. Questa ovviamente è una tecnica che può essere utilizzata nel caso in cui le immagini per ciascun elemento non siano eccessive, quindi fino a una decina di immagini è possibile utilizzare questo sistema. Quindi in questo caso, per esempio, il Signore degli Anelli, descrizione, crea e ho tre colonne name file. Quindi questi qui non si vedeva benissimo perché occupava troppo spazio, ma questi sono tre indirizzi URL di immagini dei libri del Signore degli Anelli, tre libri. Cosa succede quando io poi faccio l'importazione? Quando faccio l'importazione avrò ovviamente tutte le colonne, quindi queste colonne sono in automapping, come vedete, titolo, descrizione, autore e data. Queste altre no. Cosa faccio? Vado a cliccare, vado a marcare tutte e tre le righe come se fossero tutte, cioè come lo sono in realtà, sono tre indicazioni di file. E quindi cosa ottengo? Ottengo questo. Con i tre nomi. E questo è il primo modo. Il secondo modo invece è quello proprio che diceva Gigi, e quindi si inserisce una sola colonna name file e tutti i link alle immagini sono separati da punto e virgola senza spazi. Quindi link 1, punto e virgola, link e via discorrendo. E quindi in questa seconda scheda ovviamente io andrò a marcare solo questa colonna della tabella name file. Ma nella scheda precedente, alla voce Choose File Delimiter, metterò il punto e virgola. Vi consiglio di non mettere la virgola perché può dare problemi nell'importazione. E infatti questo qui è il risultato. Allora vi chiedo, in questo caso, ovviamente queste sono immagini che ho trovato su internet, vi chiedo quindi nei prossimi 10-15 minuti di provare sia col Signore degli Anelli, magari con questo metodo qui, quindi di creare una tabella in Google Fogli con 3, 2 o 3 immagini diverse e poi a provare a caricarlo e dopo invece potete scegliere un libro, un film di cui ci sono più edizioni o comunque, scusate, più volumi, o più riedizioni del film, quindi il secondo e il terzo, e provarlo a farlo invece in questo modo, con i punti e virgola, ricordandosi di selezionare come Choose File Delimiter punto e virgola e poi scriverli uno dopo l'altro con i separati da punto e virgola. Allora, io sono qui, vi lascio un attimo di tempo. Oggi non abbiamo chiamato il volontario, c'è qualcuno che si offre volontario per le tempistiche? Come al solito c'è la corsa ai volontari. Non valgono le persone che l'hanno fatto la scorsa volta. Nessuno. So che l'orario è un po' tardo, però se c'è qualcuno che mi dà una mano, cioè mi dà una mano, mi dette i tempi più che altro. Nessuno. Gigi, mi dai una mano? Mi ha abbandonato anche Gigi. No, è che sono, ti ricordi, ero indietro con i contenuti perché famosa prima lezione, quindi Sì. vado sempre a ricorrere, ma non sono il soggetto adatto. Ok. Non ti preoccupare, c'è qualcun altro che mi può dettare i tempi, almeno così so se ci sono problemi o meno. Altrimenti vi do 10 minuti e provate a farli entrambi. Va bene, ok, vi do 10 minuti e provate a farli entrambi. Quindi ripeto le cose che ci sono da fare. Poi, man mano che le avete fatte, potete girarmi sulla chat il link al vostro sito in modo tale che gli do un'occhiata e vi posso aiutare. Quindi,
stiamo parlando di elementi multi-immagine. Quindi, ad esempio, Signore degli Anelli c'ha 3 libri. Potete trovare un film, altri libri, altre collane di libri. Potete decidere voi cosa mettere. Abbiamo 2 modalità di caricamento immagine. La prima, 3 o 4, dipende da quanti volumi ci sono, ciascuno con il nome del file. Dopodiché si vanno a spuntare all'interno del file CSV, si vanno a spuntare tutte e tre. Nell'altro, nel nome dei file, tutte e tre insieme, in questo caso perché è lo stesso volume, voi lo dovreste fare con un altro, con un'altra collana di libri o con un altro, con un'altra serie di film, tutti separati da punti e virgola. Sono 18:30, diciamo 18:45, iniziamo, cioè vediamo insomma cosa avete prodotto. Questo è un passaggio abbastanza fondamentale per riuscire a fare un buon sito Omega. E ovviamente sono qui, qualsiasi domanda, qualsiasi sia via chat sia voce, ci sono. Nel frattempo aspetto anche qualche link in modo tale da vedere il lavoro che state facendo. Sono abbastanza curioso di vedere come va la situazione.
Allora, come sta andando il caricamento? Mi scrivete in chat. Se volete possiamo riprendere anche 40. Non so se qualcuno sta facendo esercizio, nessuno mi sta fornendo feedback. Ah, finalmente abbiamo una risposta. Grazie, grazie Monia. Allora, do qualche altro minuto.
Allora, Adolfo, ha dato errore di importazione. Quale dei due metodi? Il primo, quello con più colonne o quello con o quello lì con la separazione del punto e virgola? Il primo. Ok. Allora, provo quello con più colonne. Ok. Allora, in pratica, allora, gli errori dove possono essere? Allora, nella prima modalità, che è questa qui, Dublin Core, due punti, title, questi qui devono essere tutti attaccati, qui ho sbagliato a scrivere description, devono essere tutti collegati, e nel nome file, il nome file deve essere senza spazio, ovviamente, deve essere solo il link. Solo i due o tre link in base a quante immagini state caricando. Dopodiché, nella prima schermata che troviamo esattamente qui, nella prima schermata, eccola, qui scegli il nome del file, cioè qui scegli il file, qui lo smarchi, still image, tutti gli item pubblici e questi non tocchi nulla per la prima modalità, li lasci esattamente così. E poi ovviamente nella seconda schermata vai a smarcare questo qui nella colonna file. Ovviamente in questo caso, come vedi, il nome del file è sul locale, invece bisogna mettere quello proprio disponibile sul web. Ha questa forma qui, dovrebbe avere questa forma qui, HTTPS o HTTP due punti slash slash. Ha quella forma lì, Adolfo? So se vuoi No, parlare no, così. no, no, purtroppo non ha quella forma lì perché ho capito che bisognava crearlo da un file, cioè Google Foglio, l'ho creato mettendo le colonne e poi importando il link come immagine. No, se me riprovo. Sì, se ha questa forma qui, quindi questo qui è il CSV, eh? O meglio, scusami, questo è Google Fogli. Da scaricare via CSV e questi qui sono le colonne e l'ultima colonna deve avere proprio l'URL dell'immagine. Se vuoi puoi provare. C'è qualcun altro che ha avuto problemi? Prego. Ok, grazie. C'è qualcun altro che ha avuto problemi o che può inviarmi il link così vediamo com'è andata? Sempre su base volontaria, eh? Anche a me ha dato un errore, non me l'ha importato e ho nella colonna Skipped Items. Ah, l'ha messo lì, in quella colonna, e No, quindi non le ha importati, c'è stato un errore. per Ma questo qui, la volta scorsa, nell'esercizio della volta scorsa, quello con la singola immagine, ha dato problemi? non mi aveva importato l'immagine anche la volta scorsa, però i record me l'aveva importato. Eh sì, il problema è proprio dell'immagine. Deve essere un URL proprio, e magari per fare la prova, copiando l'URL sul browser dovrebbe aprire proprio quell'immagine lì. Verifico che sia corretto l'URL. Sì, perfetto. Gli altri è andata? Ovviamente apro il sito, quello lì che avevo creato io. Ovviamente non fa nessuna differenza se voi lo caricate via CSV o nell'altro modo. È chiaro che però via CSV potete caricarne anche 100. Allora, quindi sfoglio documenti, anzi facciamo sfoglio collezioni. Come vedete, non c'è nei libri, non c'è assolutamente nessuna differenza tra
Harry Potter, che devo caricare una alla volta a mano, e questo qui, che è il Signore degli Anelli. Allora, sì, abbastanza, ma sono allentato perché questa volta un unico schermo piccolo seguo. Ah, ok, perfetto. Allora, magari facciamo così, ora vado avanti e poi facciamo magari un'esercitazione insieme, passo passo, e lo facciamo in contemporanea questo aspetto qui. Allora, vediamo delle altre cose abbastanza interessanti. Ok, perfetto, si vede anche qui la schermatina. Ok, allora trattiamo altri argomenti che riguardano Sitomeca. Io direi di trattare la sicurezza, poi facciamo un attimo una pausa, così avete anche un attimo di tempo per recuperare questa cosa qui e fare le ultime prove prima di farle insieme. Allora, per quanto riguarda la sicurezza del sito, all'interno delle impostazioni, o per chi l'ha lasciato in inglese setting, c'è la scheda sicurezza. Nella versione di prova del Sitomeca non è possibile apportare modifiche alla sicurezza del sito. E infatti, come vedete qui, questo qui è l'altro Sitomeca che ogni tanto vi faccio vedere, che è archivico digitale, e in questo caso, ovviamente, siccome è stata installata la versione completa, si ha la scheda sicurezza. Le impostazioni di sicurezza consentono, insomma, di determinare quali sono i formati di file e i markup HTML che sono consentiti sul Sitomeca Classic, e permette anche di impostare i controlli CAPTCHA per proteggere il sito dallo spam automatico. Quindi, come vedete, questo permette di disattivare il controllo sui file caricati. Questo è ovviamente la cosa meno sicura che si possa fare, e queste invece sono le estensioni dei file consentite. Ovviamente questi qui sono tantissimi. Se il vostro sito Omeka non ha necessità, non ha, diciamo, particolari file da caricare, oppure ce li ha, avete la possibilità qui di cambiare l'estensione. Questi sono invece i tipi di file consentiti, la lista di tipi MIME permessi per il caricamento. La pagina di impostazioni, questa è solo una parte della pagina di impostazioni, è divisa in tre sezioni, quindi con valida o validazione del file, CAPTCHA e filtro HTML. Allora, vediamo più nel dettaglio. Questa è la parte di validazione del file che abbiamo già iniziato a vedere, e si stabiliscono ovviamente le regole per i file che possono essere caricati sul sito Omeka Classic. Come vi ho appena detto, qui ritrovate la spiegazione, la casella disattiva il controllo sui file caricati ed è selezionata per default, ovviamente. Lasciando deselezionata la casella, si permette di limitare i caricamenti di file, estensioni e MIME type specifici. Selezionando questa casella è possibile caricare qualsiasi tipo di file. Estensione di file consentite indica, ovviamente, come vedete, la traduzione proprio del pannello di controllo di Omeka lascia un po' a desiderare, e questo qui, cioè l'unico modo per personalizzare le traduzioni, ve l'ho fatto vedere la scorsa volta, è dai file .po da compilare in file .me. L'elenco predefinito contiene le estensioni, ovviamente, dei file più comuni, quindi se avete particolari esigenze potete operare in questa sezione. Solo con i file con le estensioni incluse in questo elenco possono infatti essere caricati sul sito Omeka. È possibile ovviamente aggiungere o eliminare le estensioni dei file. Come potete vedere, le estensioni non riportano il punto ma direttamente l'estensione, e tutte le estensioni sono separate da virgole. È possibile ripristinare l'elenco originale delle estensioni di file facendo clic su questo pulsante, quindi ripristina le estensioni predefinite. È interessante perché dopo aver ripristinato gli elenchi predefiniti, però c'è ancora un ulteriore pulsante che compare di annulla, che consente di annullare l'operazione e ripristinare le modifiche che avete fatto. Quindi avete due possibilità di tornare indietro. L'elenco invece dei tipi di file consentiti, questo qui, questo elenco, contiene
i meme types comuni associati a diversi tipi di file. Anche in questo caso solo i tipi meme inclusi in questo elenco possono essere caricati sul sito Omeka. Se un tipo meme non è consentito, verrà visualizzato nel caso in cui fosse necessario, impossibile importare il file perché è un tipo meme non consentito. In questo caso vedete applicazioni tipo MS Word, ce ne sono altri, PDF, questi sono quelli consentiti. È possibile ripristinare ovviamente anche in questo caso l'elenco con questo pulsante e anche in questo caso avete un'ulteriore chance di recuperare le modifiche che avete fatto. Poi c'è la sezione CAPTCHA. ReCAPTCHA è un'opzione per ridurre lo spam sul sito quando si utilizzano plugin che richiedono moduli pubblici sul sito Omeka, come il plugin Contribution e Simple Contact, che in questo caso non vedremo, ma è abbastanza utile. Quindi vedete questo, questa è la parte della scheda. Per utilizzare ReCAPTCHA è necessario ovviamente registrarsi per ottenere la chiave CAPTCHA a questo indirizzo: www.google.com/recaptcha-about. Dopo la registrazione è possibile inserire il sito e le chiavi segrete nei rispettivi campi. La pagina ReCAPTCHA, al momento però non disponibile sul sito di Omeka, contiene istruzioni più dettagliate per l'implementazione. A cosa serve? Insomma, ormai tutti abbiamo conoscenze di ReCAPTCHA. Serve a verificare di essere umani. Ovviamente è una verifica abbastanza semplice, in cui noi andiamo semplicemente a flaggare questa checkbox. Ultima sezione della pagina di sicurezza è l'HTML filtering. È possibile scegliere se filtrare direttamente gli elementi HTML e gli attributi utilizzati durante la compilazione dei moduli e dei campi dei metadati sul sito Omeka. Ovviamente, guardate un attimo la traduzione qui, attiva il filtraggio HTML, insomma, non è proprio il massimo anche in questo caso la traduzione. Di default tutti gli elementi di attributi HTML sono consentiti in Omeka Classic, quando la casella ovviamente abilita filtro HTML ed è selezionata. Se si desidera poi limitare l'uso di HTML è necessario spuntare la casella. Ad ogni modo, diciamo, le opzioni di default sulla sicurezza del sito sono abbastanza omnicomprensive, quindi solitamente nel mio caso per esempio non è stato necessario andare a modificare queste schede. Si fa pausa o vediamo un plugin velocemente? Bene, allora si vede quest'altro plugin, dopodiché facciamo pausa. Questo qui è il plugin Shortcode Carousel, vi permette, sì, ho visto qualcuno ha scritto qualcosa, vediamo il plugin, perfetto, ed è stato anche due, insomma, quindi, ok, tre e via discorrendo. Allora, ve lo faccio vedere sul sito proprio di Archivico Digitale. Eccolo qua, come vedete automaticamente scorre gli elementi temporizzato. Posso anche scorrerlo io volendo, posso forzarlo a scorrere. E poi cliccando ho la possibilità di accedere alla scheda. Come vedete, questo qui è lo shortcode carousel. Ritorno alla presentazione. Come si fa ad aggiungerlo? Anche in questo caso ci sono i famosi codex di Omeka, cioè il codex, come vedete, è questo qui. Allora, è un plugin disponibile purtroppo solo nella versione completa di Omeka, quindi coloro che l'hanno per esempio installato sul localhost possono direttamente provarlo. Allora, il plugin dà la possibilità di aggiungere uno shortcode per creare un carosello di elementi, quindi quello che avete visto, no? Gli elementi che scorrono. Utilizzandoci il carousel. Lo shortcode di base è carousel, quindi se voi andate all'interno della pagina HTML, ve lo faccio vedere direttamente sul sito, sul pannello di controllo
archivico, abbiamo la possibilità, qui in Simple Pages, io l'ho aggiunto all'interno della, non ho home, ho un progetto. Se vedete qui, questo è il testo che vedete in questa pagina qui, e come vedete a un certo punto c'è questo. Questo qui è un codex. Allora, nella versione base, ora questa modifica la posso pure fare, non c'è problema, posso fare carousel. Scrivendolo tra parentesi quadri, lui andrà a capire che questo è uno shortcode. Allora, io salvo un attimo le modifiche, torno di qua, faccio F5, e come vedete, questo è il carousel normale. Questo qui. Vedete, non c'è scritto nulla, non è temporizzato, non c'è niente. Dovete guardare quello di sopra, ovviamente, questo qui. Ovviamente è statico, non dà nessuna informazione e non è interessante. Quindi ovviamente ci sono delle proprietà che io posso andare a definire. Ora ritorno nel caso precedente, F5, e come vedete ho solo questi, sono tornato al caso precedente. Allora vi faccio vedere quali sono le opzioni. Allora, lo shortcode di base è carousel, poi ci sono gli shortcode recent carousel e featured carousel, che sono in pratica degli shortcuts, cioè sono per creare un carosello di elementi rispettivamente recenti e featured. Cioè, recenti va sulla base della data di caricamento, invece featured va sulla base di vi ricordate questa quando io vado ad aggiungere un documento, un item, se aggiungo un documento ho la possibilità di rendere di mettere in evidenza featured, di mettere in evidenza un elemento. Quindi se io volessi mettere determinati elementi in evidenza, magari quelli più importanti del mio sito, basta fleccare qui. Ovviamente pubblico, lo devo rendere pubblico, altrimenti non si vede. Quindi ho la possibilità di scegliere quali elementi devono entrare nel carosello. Come vedete in archivico io ho messo semplicemente solo quelli recenti. Quali sono le altre proprietà? Allora, le opzioni specifiche del plugin quali sono? Speed. Imposta la velocità per l'animazione di scorrimento. Può essere fast, slow, oppure potete dare direttamente un tempo in millisecondi. Il valore predefinito è 400. Quindi, come vedete, speed non c'è. Speed non c'è. E quindi il valore predefinito è di 400 millisecondi. Quindi o lo scrivete in questo modo, carousel speed uguale slow, oppure carousel speed uguale un numero, e questo numero sarà proprio il numero di millisecondi che aspetterà per modificare la visualizzazione del nuovo elemento. Poi c'è autoscroll. Impostando autoscroll uguale true, gli elementi scorreranno automaticamente. Come vedete nell'esempio precedente, autoscroll uguale true, infatti nel sito principale, come vedete, scrollano da soli, tac, fanno in automatico, vedete qui sotto. Poi l'altro è invece c'è l'interval, che non ho utilizzato. Quando lo scorrimento automatico è attivo, quindi questo autoscroll, imposta l'intervento tra lo scorrimento in millisecondi tra una serie di elementi e la serie successiva. Il valore predefinito è 3000. E poi c'è show titles in millisecondi, quindi 3 secondi. Proviamo a contare. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E quindi in 3 secondi, ogni 3 secondi varia. E show titles invece permette, se ovviamente impostato uguale a true, verrà visualizzato il titolo dell'elemento nel carousel. Infatti non so se vi siete resi conto, qui è il titolo dell'elemento. Nel caso precedente in cui ho scritto, lo rifaccio al volo, in cui scrivo solo carousel, lo metto qui sopra così si vede più facilmente.
Vedete, è fermo, devo decidere io di andare avanti, però non ci sono neanche i titoli. Ritorno indietro, ricancello così. Quindi vi avrei detto insomma di provare le varie opzioni, ma mi sembra un po' difficile perché è la versione di Omeka non è completa. Allora adesso direi di fare quindi quella pausa di 10 minuti. Chi vuole può provare a ricaricare CSV Import, oppure aspettiamo un altro po' di tempo e poi farò direttamente io. Ora mi preparo i file e farò direttamente io CSV Import e magari lo facciamo insieme. Ci sono domande prima di andare in pausa? Ok, visto che non c'è nessuna domanda, direi di riprendere alle 19:15.
Ah, perfetto, Andrea, quindi ha importato correttamente. Ok, quindi l'URL aveva la forma corretta in questo caso. Sì, no, ho riguardato l'URL, non mi sembrava ci fossero problemi, però evidentemente sì, perché non me lo importava una volta che l'ho cambiato. Ora. Ti posso chiedere con quale tecnica hai usato, la prima o la seconda? Quella delle colonne, ora provo anche l'altra, nel frattempo ho provato quella con più colonne nel foglio. Ah, perfetto, perfetto. Ok. Ora sì. Provo quella con i punti e via. Sì, sì. Tra poco poi ricominciamo, finisco la parte, diciamo, che avevo l'ultimo plugin che è molto molto interessante, poi facciamo questo e vediamo insieme. Okay. Grazie. Niente. Allora, direi di iniziare. Vi faccio vedere l'ultimo plugin in questione, dopodiché facciamo insieme il caricamento di un documento multi-immagine, lo facciamo proprio passo passo. Allora, il plugin che vi presento è molto molto interessante,
ed è, si chiama geolocation, quindi localizzazione geografica, con un, proprio su una mappa. Allora, il plugin è disponibile, anche questo purtroppo, nella versione completa. E, è chiaro che la versione di base offre, diciamo, plugin e strumenti limitati, e la versione completa no. Però vi ricordo che la versione completa è comunque gratuita, quindi può essere installata tranquillamente secondo dei requisiti minimi che vi ho fatto vedere la prima volta. Allora, il plugin di geolocalizzazione consente di assegnare una posizione geografica, proprio con le coordinate o con una via, agli elementi del sito Mecha Classic. Questo è proprio per andare a vedere qual è la distribuzione sul territorio o sui territori, insomma, di diciamo di elementi all'interno del sito Omega. Le posizioni vengono infatti visualizzate sulle mappe, sulla pagina dei singoli elementi e sulla mappa sfogliabile di tutti gli elementi geolocalizzati. Cosa vuol dire? Che voi potrete andare a fare una ricerca sulla base della posizione nel mondo oppure direttamente dalla mappa. Come vedete, questa versione 3.2 geolocation, e come si fa a installarla? Si ricorda come si fa, può installare un plugin? Qualcuno si ricorda come si fa a installare il plugin? C'è qualcuno che ha risposto in chat? Fai, Maria Ida, siamo tutti orecchi. Ah, devo parlare? No, sì, se c'è il microfono. No, mi pare di ricordarlo a memoria, perché io qui sono bloccata sul sito di Omeka. Quindi a memoria direi, da menu, plugin, compare tutto l'elenco dei plugin scaricabili, install, e poi ti compare sulla barra nera a sinistra il plugin installato. Okay. Questo qui però se abbiamo direttamente i file relativi al plugin. Se non li abbiamo, e quindi vogliamo andare, ve lo faccio vedere subito, se noi solitamente, per esempio, io geolocation non ce l'avevo su Omeka, quindi io che cosa farò? Io farò in questo modo, cercherò plugin Omeka, giusto per ricordarselo, magari cerco proprio anzi no, diciamo così, Omeka Classic Plugins, quindi io cerco geolocation, eccolo qui, lo scarico, lo metterò in download, se funziona, ok, download, lo salvo, vedete esiste già, sì, apro download, e cosa farò? Troverò geolocation 3.2, quindi io che cosa posso fare? Posso fare in questo modo, lo esplodo, lo metto qui, quindi geolocation 3.2, ovviamente sì, per tutti, perché ce l'avevo già. Ok, quindi io che cosa ho ottenuto? Geolocation 3.2. All'interno trovo una cartella che si chiama geolocation. Questa dovrà essere caricata all'interno della cartella plugin di web files sul server, in modo tale da poi spuntarmi in quell'elenco di cui parlava Maria Ida e poi mi permette di installarlo. Ci siamo, c'era questo in più da fare. Ok, piccolo ripasso fatto per quanto riguarda i plugin. Ok, andiamo avanti. Quindi, prima di tutto, dopo che abbiamo fatto questo passaggio e l'abbiamo copiato all'interno della cartella plugin, dobbiamo andare a configurare il plugin geolocation. Come si fa? Allora, la prima sezione per la configurazione contiene le impostazioni generali per l'aspetto della mappa sul lato pubblico e amministrativo del sito. Quindi noi abbiamo la possibilità di vedere la mappa sia sul lato pubblico, quindi sul sito, dopo che ci clicchiamo su, oppure riusciamo a vederla anche nel pannello di controllo. Allora, vedete, impostazioni generali. C'è la latitudine preferita, quindi imposta il punto centrale della latitudine della mappa. Quindi nel caso di archivico digitale, l'archivio storico è quello di Vico Pisano, ovviamente dove voglio che si posizioni la mappa per la prima volta, a Vico Pisano. Quindi troverò
la latitudine e la longitudine predefinita. La latitudine, come vedete, è un numero, può essere intero o con la virgola, o meglio col punto, e va da meno 90 più 90 e ovviamente valore nord-sud in gradi. L'uso dei numeri dopo il punto decimale individuerà la posizione in modo più preciso. Poi c'è la longitudine predefinita, funziona nello stesso modo, est-ovest. Una cosa molto importante per l'aspetto della mappa all'interno del sito è il livello di zoom di default, cioè utilizza un numero maggiore o uguale a 0. Il valore 0 corrisponde al massimo zoom, quindi e il valore 15 invece risulterà in una mappa che mostra circa un miglio quadrato. Quindi vi faccio vedere, faccio direttamente delle prove online. Allora, come vedete qui, nella, ecco, questa è la, ops, allora, ricarico la pagina, questo è archivico digitale. L'ho inserita anche qui, però questa con i codex, andiamo qui, su questa voce. Ok, mappa, come vedete ho mappato un solo elemento. L'elemento o ci clicco qui e me lo fa vedere sulla mappa, oppure ci posso cliccare direttamente io. Allora, vedete il livello di zoom che ho messo? Mi fa vedere più o meno il centro Italia e una parte del nord Italia. Come l'ho impostato? Allora, qui su geo, su mappa, che è il geolocation, io posso, anzi no, non è qui, su plugin geolocation, eccolo qua, configura, ho inserito uno zoom di 7. Allora proviamo a mettere ad esempio uno zoom di 0, proprio per vedere le differenze, e quindi vado sul sito, faccio F5, come vedete questo qui è lo zoom massimo, cioè o meglio, in questo caso è lo zoom minimo, perché vedete si vede diverse volte il mondo. Posso riportarlo a 15, lo porto a 15 per farvi vedere dall'altro lato cosa succede, geolocation configura, invece di 0 metto 15 che è il valore più grande, vado qui F5, me lo fa vedere a livello proprio di città, vedete? Si vede proprio impostato su Vico Pisano. Ma attenzione, non questo. Questo qui è l'elemento che ha delle sue coordinate geografiche. Mi fa vedere proprio, siccome coincide questo documento con quello che ho inserito, coincide, allora lo vedete al centro, altrimenti no. Ritorno a 7. Eccolo qua, 7, e quindi ha senso vederlo così. Bene, quindi ritornando a noi, lo zoom ci fa vedere più o meno, ci dice quanto deve essere zoomata la mappa. La mappa di base, il geocoder, ci dice che stile dovrà avere la mappa. Allora, vi volevo far vedere un'altra cosa, sempre in effetti, relativa a geolocation. Vedete, questo qui è la latitudine e la longitudine del punto iniziale. Come vedete, ha 6 cifre decimali dopo il 43. Come si fa ad ottenere? Se andiamo su Maps, io clicco su un punto a caso, qui. Ok, come vedete, allora io ho cliccato qui su punto a caso, ecco qui che su Maps mi compare la latitudine e la longitudine, che io posso proprio prendere e copiare all'interno della scheda nel pannello di controllo. Ci siamo lì qua. Quindi se io inserisco proprio questi 43 e l'altro è 10, ovviamente andrò a finire
a Vico Pisano. In realtà è proprio la rocca di Vico Pisano. Perfetto, quindi è utilizzabile direttamente da Google. Questo invece vi faccio vedere geocoder, vi faccio vedere le altre possibilità di configurazione. Allora, queste impostazioni sono della mappa attraverso la quale gli utenti possono, uno, sfogliare tutti gli elementi geolocalizzati e due, per la funzione di ricerca per indirizzo, la geolocalizzazione abilita nella ricerca avanzata negli elementi una specifica casella. Allora, ci sono il numero di località per pagina, questo ovviamente vi invito a provarlo, più che ve lo posso spiegare molto velocemente, ma vi invito a provarlo. Il raggio predefinito da usarsi nella pagina di ricerca, quindi voglio sapere tutti gli elementi che sono nelle vicinanze. Molto interessante l'utilizzo delle distanze metriche, che ci permette insomma di non vedere in miglia, e una casella di controllo, questo è anche un aspetto molto interessante, che abilita il raggruppamento dei marcatori. Prima di spiegarvelo vi faccio vedere che cosa vuol dire il cluster di marker. Allora, questo è un esempio preso direttamente da Omeka. Allora, qui ci sono una serie di, come vedete, di elementi. La stessa mappa con questo marker abilitato vi permette di vedere, vedete in questa zona qui, vi fa più o meno un baricentro e vi dice che ci sono 17 elementi. Allora, nel caso di, per esempio, di Vico Pisano, e vi faccio un esempio pratico, quasi tutti gli elementi saranno di Vico Pisano. Ce ne sono pochi che appartengono a città limitrofe, a paesi limitrofi, e pochissimi che riguardano Firenze e Siena. Ovviamente questo è l'ambito di applicazione. Dov'è? Quindi lo zoom più corretto sarebbe questo, quindi centrato qui, che vi fa vedere ovviamente i paesi limitrofi, Firenze e Siena. E effettivamente, avendo questa poca varianza degli elementi che ci sono, molto probabilmente sarà più utile vederli in questo modo. Quindi io magari vedrò, che ne so, su 200 elementi, 180 elementi a Vico Pisano, quindi vedrò il numerino direttamente, e poi gli altri sparsi per la Toscana. Quindi, giusto per ricapitolare, in questo caso io abilito il raggruppamento dei marcatori, riuscirò ad abilitare i cluster, insomma, i raggruppamenti. Altri della configurazione, della scheda configurazione, sono gli item map settings. Come vedete qui continua a fare schifo, scusate il termine, però continua a fare schifo la traduzione, largezza, mappa documenti. Larghezza per item map sarebbe, quindi impostato in percentuale. Il valore predefinito ovviamente è il 100% se non è definito. Stessa cosa per l'altezza per l'item map, impostato in pixel, il valore predefinito è 300 pixel. Quindi questo vi dà la configurazione di quanto deve essere grande la mappa dei vari documenti. E poi c'è l'integrazione della mappa, map integration. Quindi aggiunge un collegamento alla mappa su Items Browser Navigation e aggiunge la mappa a Contribution Form. Quindi bisognerebbe cliccare per renderlo attivo. Quindi questi due, se li volete provare, insomma, dovrebbe essere abbastanza scontato che non servono tantissimo per quanto riguarda il collegamento alla mappa. Allora, questo è l'effetto finale, che ve l'ho fatto già vedere, e non abbiamo la mappa solo nel sito, come vi ho detto prima, questo è il sito, abbiamo la mappa anche all'interno del desktop, eccolo qua, del pannello di controllo. Quindi che cosa possiamo fare? Possiamo utilizzare questo per fare un'effettiva ricerca dal lato, diciamo, amministratore in questo caso. Quindi io posso fare la ricerca come abbiamo visto la scorsa volta. Cercare per tipologia, vabbè, sono tutte stili image, l'utente, ci sono i nomi degli utenti, solo documenti pubblici, quindi in questo punto posso accedere anche a quelli privati, e magari posso fare l'indirizzo geografico, quello che è scritto qua, lo ricopio, e 10 km. Cerca fra i documenti, ovviamente mi riporta questo.
giustamente è l'unico che esiste, che abbiamo inserito dal punto di vista della geolocalizzazione. Una cosa importante, allora, un elemento può avere un solo indicatore di posizione, quindi non abbiamo la possibilità per un documento di inserire più luoghi, ma uno solo. Questo è un vincolo che c'è, che Omeka mette. Ok, quindi come si fa ad aggiungere un luogo ad un item dopo che l'abbiamo creato? Nella scheda è presente un campo per trovare una posizione in base all'indirizzo. Che cosa vuol dire questa roba qui? Che io quando andrò a fare documenti, a inserire documenti, aggiungo un documento. Vedete, mi è comparsa questa nuova scheda mappa. Prima non c'era, ovviamente. Quindi prima c'era questo, c'era Zotero, file, se io voglio andare a caricare un file, le varie etichette, quindi tags. Adesso c'è mappa. Quindi io qui inserisco, scrivo trova e me lo trova, oppure funziona anche con la via. Quindi per esempio via Roma a Pisa. Via Roma, ora sto inventando una via Roma 10, so che esiste però. Are you sure you want to change the location of the item? Sì. Ok, quindi mi sposta a Pisa in via Roma 10, come vedete. Via Roma, sì, via Roma 10. Quindi funziona sia come indirizzo sia come coordinata geografica. Allora, annullo un attimo l'aggiunta. Quindi, per trovare la posizione che si desidera assegnare, come vi ho fatto vedere, potete scrivere Corso Italia o aggiungere le coordinate geografiche, e ingrandendo e scorrendo per navigare fino al punto in cui si desidera aggiungere. Effettivamente possiamo fare anche questo. Andando nella mappa possiamo inserire il marcatore così. Eccolo qua. Vedete? Se uno non è preciso, dice più o meno in questa zona, può farlo anche da qui, senza scrivere nulla all'interno. Per modificare, come avete visto, la posizione dell'elemento, basta cambiare l'indirizzo e viene chiesta la conferma prima di modificarlo. Per rimuovere la geolocalizzazione dall'elemento bisogna fare direttamente clic sul marcatore. Quindi cosa vuol dire? Che io vado sul marcatore, faccio così, mi chiede se è sicuro di rimuovere la locazione? Sì, ok, e quindi elimina il riferimento sulla mappa. Come vedete, questo è il risultato, ve l'ho fatto vedere prima direttamente sul sito. Allora, ovviamente si possono sfogliare, ora non ve lo posso far vedere perché va creato per tutti gli elementi, però i visitatori possono sfogliare tutti gli elementi mappati, basta cliccarci, si può navigare per tag e cercare elementi e sfogliare la mappa. Posso individuare anche un elemento mappato facendo clic sugli elementi elencati nella colonna di destra, che come vi ho fatto vedere prima è questo. Quindi ci saranno tutti a questo lato. Per sfogliare e cercare gli elementi sulla mappa invece dell'amministratore, vi ho fatto vedere anche questo, viene visualizzata una scheda mappa nella barra di navigazione a sinistra della dashboard, questa qui che vi ho fatto vedere, mappa, e dopodiché, come vi ho fatto vedere un attimo fa, posso inserire i dati e mi fa l'effettiva ricerca degli elementi. Eccola qua, ve l'ho fatto vedere prima direttamente in azione. Ultima slide è questa qui, la slide diciamo che chiude il corso, e questa e vi dà delle informazioni in merito agli shortcodes. Vedete, a che mi servono i shortcodes, quindi i codex di Omeka in questo caso? Perché io la mappa la posso prendere e inserire all'interno delle pagine. Ad esempio, in Archivico Digitale avevamo voglia di far vedere sulla home page, non so se qualcuno se ne è accorto prima, più che mappa dei documenti, la mappa dei luoghi. Quindi far vedere dove ci posizioniamo. Se uno vuole far vedere una volta sola, diciamo, la distribuzione dei documenti, magari anche come cluster, come abbiamo visto prima, no? Quindi fa vedere, ne so, 180 documenti qui, due documenti qui, due documenti qui, 10 documenti a Firenze, 8 documenti a Siena.
si ha anche quella, diciamo, ad occhio a prima vista, quella che è la distribuzione dei nostri documenti. Quindi possiamo far vedere, ad esempio, se una collezione, vi devo dire, toscana, una collezione italiana, una collezione europea, una collezione mondiale, direttamente dalla mappa. Ovviamente io l'ho inserita qui nella home page, potrebbe essere inserita anche in About, ad esempio. Come si fa? Bisogna utilizzare gli shortcodes. Allora, come vi ho fatto vedere prima per il carosello, la stessa cosa succede adesso per la geolocalizzazione. Allora, lo shortcode da utilizzare è geolocation. E come abbiamo visto prima, ci sono delle opzioni che io posso andare a identificare. Quindi, geolocation senza, come leggete qui, senza parametri addizionali, vi farà vedere la mappa di tutti gli elementi. Le opzioni quali sono? Fit, Latelon, Zoom, tutti e tre, oppure Type. Allora, vi faccio vedere come ho impostato direttamente questo shortcode all'interno di Archivi. Quindi, vado qui, in Simple Pages, perché l'ho messo in progetto, modifica. Allora, come vedete, questo qui è lo shortcode del carosello, quello che vi ho fatto vedere prima. Poi, mappa dei documenti, e ho fatto geolocation zoom uguale 9. Ovviamente questa mappa prende come centro della mappa quella di default, quindi effettivamente non l'ho cambiata perché era uguale a quella di mappa. E però lo zoom l'ho messo diverso, a 9. Infatti se vedete questa mappa qui, sono leggermente diverse. È leggermente diverso lo zoom. Quindi questo qui, in questo caso, l'ho personalizzato a quest'area. Altre, ovviamente, se io però volessi centrare questa mappa su altri punti, posso scrivere latitudine e longitudine e posso centrarla su altre zone. Type non ve l'ho fatto vedere prima, ve lo faccio vedere subito adesso. Si ha la possibilità di modificare quello che è l'aspetto della mappa. Quindi da plugin vado in geolocation, configura, e la mappa di base la posso modificare. Allora, le metto una a fianco all'altra, così vi faccio vedere subito la differenza, come cambia. Quindi vado su mappa, e questa è Voyager. Ho la possibilità di, vedete quante possibilità ho di cambiarla, cambia effettivamente l'aspetto. Quindi se io vado qui, F5, vedete, questa assomiglia molto di più a una mappa quasi navale, quasi. Posso da qui quindi cambiare lo stile della mappa. Faccio vedere un altro caso, sempre questo qui in bianco e nero, per la stampa può essere molto utile. Ritorno quindi al Voyager. Ecco qua. Voyager. Infatti ritorna a quella precedente, come ve l'ho fatto vedere prima. Ok. Allora, prima di procedere ci sono domande? Claudio? Sì, dimmi. C'è una curiosità, perché quando ho visto la geolocalizzazione della documentazione, sì, è possibile che tu sappia consentire l'accesso tramite login? Cioè, ti faccio l'esempio pratico. In istituto abbiamo una collezione di microfilm che però non possiamo estendere, diciamo, pubblicamente, non so, per questioni di diritti, eccetera. Se noi dovessimo creare una collezione con un sito pubblico dove noi esponiamo i contenuti, ma questi contenuti sono accessibili previo login con credenziali che possiamo fornire, che tu sappia, è possibile farlo? Allora, dovresti mettere, noi l'abbiamo fatto precedentemente, cioè il sito, nel senso, è pubblico, e ci metti direttamente username e password al sito Omeka. Direttamente, quindi non è che tu clicchi la collezione e ti dice questa è privata, metti il nome utente e password per navigarla. No.
Ah, no, allora dovresti... Cioè non accesso al sito, ovviamente dovrei fare una compilazione degli utenti, ma proprio singola collezione, cioè oggetti pubblici di pubblico allora... dominio, però collezioni private, diciamo, per studiosi. Certo. Allora, come visto si potrebbe fare in questo modo. Allora, in pratica, quando aggiungi gli elementi che non vuoi far vedere, a questo punto ti consiglierei di fare così, documenti, no? Ora un attimo, vado su quell'altro, vado sul sito normale. Documenti, quindi faccio aggiungo documento e non lo rendo pubblico. Allora, quelli pubblici li rendo pubblici, quelli non pubblici posso non smarcare questo e quindi io pubblicamente non li vedrò. Poi da utenti, gli utenti io creo, come vi ho fatto vedere la volta scorsa, magari posso fare ricercatore, autore di contributo subordinato. Vabbè, fa schifo questa traduzione, però ok. Quindi io posso fornire, diciamo, posso profilare degli utenti e a questo punto loro faranno il login e vedranno quelle collezioni, quei documenti che non sono in realtà pubblici. Questo, scusami Claudio, questo accesso, profilazione, ha effetto sulla visualizzazione, che ne so, di Berlin piuttosto che di un altro style, ma non entrano nella dashboard di amministrazione? Cioè questo no, sei un ricercatore, no. Sei super admin, sì. Se lo fai ricercatore, vanno fatte delle prove perché io non ho mai creati, però... No, va bene, diciamo che mi è venuto in mente... Scusa se esula un po', però alla fine può essere un'applicazione utile, cioè ho già trovato un'applicazione per questa soluzione. Ok, grazie. Certo, io ti consiglio di provare a fare dei profili ricercatori, magari anche te stesso, con una mail diversa, in modo tale da vedere, cioè non dovrebbe poter accedere, o se accede qui non ha possibilità di modificare nulla. Quindi comunque va sul sito, però vede anche le collezioni non pubbliche. Allora, Maria Ida? Sì, è molto interessante questa domanda. Ti volevo chiedere, puoi mettere un attimo la schermata con questa tendina un po' più grande? Sì. È possibile? Sta qui. Un attimo, perché veramente ho difficoltà stasera. Ecco, sì, me la puoi riaprire la tendina? Super. Ah, questa qui, sì. Sì, ecco. Allora, questo ha fatto la traduzione lui. Sì, no, certo. No, era solo per richiamare la mia memoria. La domanda è, questo potrebbe proteggere, cioè potrebbe rendere esenti da problemi con immagini coperte da copyright, se uno volesse crearsi una collezione di immagini che non possono appunto essere rese pubbliche, ma sarebbero utilissime ai fini di studio con tutto il loro apparato di metadati e via dicendo? Allora, ti faccio vedere subito un esempio, no? Perché, allora, io ad esempio prendo, il codice da Vinci. Prendo questa qui, prendo questa immagine. Questa immagine non la posso utilizzare. Effettivamente non la posso utilizzare. Allora, cosa posso fare? Io posso scaricare, salvare l'immagine con nome, la salvo sul mio in download, mi scrivo DaVinci. Quindi ho creato la mia. Una volta che vado qui e aggiungo un documento alla collezione libri. Non marco qui né pubblico né in evidenza, quindi scrivo semplicemente il codice da Vinci. Aggiungi il documento. Ora io sono super amministratore. Vedete, compare la scritta privato. Quindi cosa vuol dire? Se io vado sul sito e cerco il codice da Vinci, me lo dà. Perché sono loggato. Ora, vabbè, l'immagine non l'ho caricata, vabbè. Scusatemi, mi sono dimenticato. Si vedrebbe, certo. Sì, però diciamo la carichiamo al volo, tanto ci metto 4 secondi a farla.
eccolo qua. Allora, vedete così perché la sta caricando. Eccolo qua. Ci siamo? Perfetto, sì. Il codice da Vinci. Ora io prendo questa pagina qui, la copio, apro una finestra in incognito, quindi senza che io sia loggato, e la pagina non viene neanche trovata. E se cerco da Vinci, non mi dà risultati, perché è privato. Quindi solo coloro che hanno l'account, come dicevo prima a Gigi, hanno la possibilità di accedere a questo elemento. Ecco, e costoro però possono o non possono eventualmente scaricare? Perché non si dovrebbe, quindi non dovrebbero nemmeno... Lo possono scaricare, a quel punto lo possono scaricare. Magari uno può scrivere che è coperto da copyright, però... Ecco, rimane un problema loro comunque. Sì, infine, vedete, se io clicco qui su, ora lui me l'ha ridenominata, come vi dicevo, ha fatto una copia di questa immagine e l'ha ridenominata con questa roba qui. Quindi loro potrebbero comunque fare salva immagine con nome e hanno la possibilità di scaricarsela. Però è chiaro, no? È un problema loro a questo punto. Posso interagire con uno degli utenti? Sì, posso. Monia, hai capito perché ho fatto questa domanda? Avevo capito che ti riferivi a me. Ecco. No, hai capito perché ho fatto la domanda. Sì. È molto interessante questa. Ecco. Va bene, grazie. Ciao. Okay. Giusto per farvi vedere anche dove cercare le cose. Io nella prima lezione, mi sa, vi avevo fatto vedere... mi sa che forse faccio prima a fare il cerc. Sì, mi sa che faccio prima a fare il cerc. Allora, trova users. Eccolo qua. Vi avevo fatto vedere questo, no? In cui questa slide, la numero 40, in pratica nella necessità di lavori di gruppo, ma anche per queste necessità di cui mi state parlando ora, si ha la possibilità effettivamente qui di aggiungere, diciamo, altri utenti con la mail e quindi permettergli di visualizzare delle cose che non sono in realtà pubbliche. È chiaro che se voi date super può prendere il sito e cambiarlo. Se voi date contributor, che è l'ultimo, ovviamente potrà magari caricare qualcosa, ma dovrà utilizzare avrà il pannello di controllo, ma non potrà cambiare per esempio lo stile, installare plugin, non potrà fare questo tipo di azioni. Sì, io però mi riferivo dal punto di vista di un'utenza non users, come intendi tu, cioè un'utenza esterna a cui io do le possibilità di login e quindi la consultazione non pubblica di quello che io ho raccolto. Era questa l'origine della domanda. Certo. Non so se mi sono spiegata bene. Sì, adesso. Non riesco neanche a parlare, spero di essermi spiegata stasera. Sì, grazie. Ci sono altre domande? È rimasta la manina alzata. Perfetto. Allora, se non ci sono altre domande, visto, diciamo, che c'è qualcuno che ha avuto ancora problemi con gli elementi multi-immagine? Se non c'è nessuno, vi volevo far vedere solo... Io sì, non sono riuscito a importare quello nella versione con punto e virgola, quello con la tabella, con la colonna... Con punto e virgola mi ridà il problema, il solito problema. Skipped items, no? Sì. Allora, proviamo a vedere. Questo qui è l'esempio del Signore degli Anelli con... le tre, cioè qui ora non li vedete perché sono molto piccoli, però questo è il primo sito, questa è la prima immagine, punto e virgola, questa è la seconda. Ok, quindi io che cosa faccio? Scarico il CSV, ok, questo qui lo chiamo Signor Anelli, ed è un file CSV. Quindi vado all'interno, scusate ma ci sono un po' di pagine aperte in questo momento, inizio a chiudere.
Ok, allora quindi vado in documenti, anzi scusate, in importazione di un file CSV e mi richiamo quindi questo qui, signore Anelli. Faccio l'automap, select item, quindi farò still image, select collection, lo metto in un'altra, scusate se lo metto in feature films, però in books c'è già uno, ce n'è uno uguale, quindi in feature films, li rendo pubblici, li metto in evidenza, va bene. Adesso li lascio tutti uguali tranne choose file delimiter, ovvero il carattere che ho utilizzato per separare i file. Quindi da virgola lo cambio in punto e virgola. Successivo, quindi vedete questi qui mi ha fatto l'automap, questo qui non seleziono nulla e faccio file. Se faccio importazione, aspetto un attimo, faccio un F5 e gli oggetti sono stati importati. Forse era quello che avevi saltato. Non avevo capito il limitatore. Sì, e devi andare ad agire nella sezione file delimiter. E quindi nella sezione file delimiter, ora andiamo a vedere subito il sito. Quindi per capire che è l'ultimo, andrò in collezioni, feature films. Eccolo qua, il Signore degli Anelli. Ho sbagliato, l'ho caricato in feature films. Lo devo cancellare? No. Che cosa posso fare? Posso andare nel pannello di controllo. Eccolo qua. Lo stato, faccio l'undo import. Undo, ok. Perfetto, come vedete ha messo in coda l'undo, annullamento completato, quindi me l'ha prima caricato e poi me l'ha svuotato, infatti se ora ricarico questa non ce l'ha, pagina non trovata. Infatti se vado nella collezione, feature films, non troverò più il Signore degli Anelli perché me l'ha eliminato, mostra tutti i documenti, come vedete non c'è più il Signore degli Anelli. È abbastanza utile se vi accorgete che avete fatto degli errori. Quindi in importazione file CSV in stato potete, vedete anche a distanza di tempo, per esempio questo è stato fatto il 15 ottobre, posso fare un undo import e quindi mi va a eliminare quegli elementi. Allora, negli ultimi pochi minuti che ci rimangono, una cosa abbastanza, se non ci sono domande, altrimenti sono sempre disponibile a rispondere alle domande, vi volevo far vedere il sito, insomma, volevo far vedere un attimo com'era, forse qualcuno di voi già l'ha andato a vedere, il sito di Archivico Digitale. Ovviamente è un work in progress, è un progetto reale, in pratica le scansioni sono finite, dobbiamo finire di caricare le ultime scansioni e di far vedere qui delle immagini, di fare delle descrizioni migliori. Quindi, come vedete, il progetto, qui c'è un short carousel che ho fatto vedere oggi, la mappa dei documenti, ne ho caricato solo uno, voi potete accedere direttamente alla scheda. Vi volevo solo dire che avevo provato ad aggiornare il plugin, questo qua, dell'Universal Viewer, le ultime due versioni non funzionavano. Mi sono ritornato alla terz'ultima versione, che funziona tranquillamente. Quindi vedete, voi potete accedere al, potete mettere tutto schermo, accedere al file, fare lo zoom, ingrandirlo, rimpicciolirlo, andare avanti e accedere a tutti i metadati, eccoli qua, come se fosse davanti a voi il libro. Rispondo alla domanda di prima, guardate un attimo, io tra l'altro, diciamo che ho questi qui è privato, io ho fatto l'accesso, però posso, come vedete, scaricarli oppure fare una condivisione. Quindi spetta sempre, no, all'utente non andare a scaricare della roba che non può scaricare, sono problemi loro. Abbiamo anche la citazione, se per esempio diciamo che in Creative Commons vogliamo mettere a disposizione queste immagini, possiamo sempre utilizzare o questo, oppure tutto vicariato, cioè tutto come citarlo.
Allora, vedete, noi abbiamo creato qui la pagina progetto, una pagina ancora di prova. Qui sotto nel footer abbiamo inserito, insomma, le informazioni, e c'è sempre tecnologia Omeka alla fine di tutti i siti Omeka. Infatti, vedete, se io ci vado su, mi fa comparire omeka.org. Detto questo, poi c'è la struttura dei percorsi, sono stati fatti dei percorsi tematici, e anche la struttura dei percorsi, per esempio, se vedete questo qui, Fields e Complete, si vede. Se invece prendo questo e vado in navigazione incognito, mi sa che non si dovrebbe, vedete, non si vede più le Fields Complete, Fields 121, perché non sono pubbliche. Quindi non solo gli elementi, ma anche le collezioni possono essere rese non pubbliche e quindi private. Questa è la struttura dei percorsi, ovviamente io posso andare in un percorso e vedere tutti i sottopercorsi che ci sono. Quindi percorsi tematici, questa è la struttura, questi sono i percorsi tematici. Sotto qui vedo, appena ne seleziono uno, vedo ovviamente l'Universal Viewer. Ho la possibilità di andare a vedere documento per documento, qui ce ne sono, guardate, 27 pagine di documenti, ce ne sono 4 per ogni documento. E poi niente, mappa l'ho aggiunto l'altro giorno, quindi dobbiamo geolocalizzarli, però come vedete, se io vado in sfoglia carte, come facciamo la geolocalizzazione? Vedete qua ci sono luoghi, Pisa e Buti. In questo caso c'è sia Pisa che Buti, ma la geolocalizzazione permette un solo riferimento geografico. Quindi, diciamo, abbiamo deciso di prendere il primo dei due. Ultima cosa, vabbè, c'è l'About, è una pagina semplicemente di informazione. Allora, se non ci sono domande, diciamo che abbiamo finito nell'orario, mancano 3 minuti. Dimmi, Maria Ida. Scusate, stasera sono veramente... No, faccio una domanda... No, in realtà ti ringrazio che almeno c'è qualcuno che è ancora vivo. No, una domanda banale, perché io ora non ricordo né se nelle lezioni passate lo avevi detto, o mi è sfuggito o non lo ricordo più. Mm-hmm. Al netto delle immagini da web di cui hai parlato, quando abbiamo invece delle immagini nostre, tu avevi menzionato una risoluzione ottimale ai fini dell'agilità del sito. Mm-hmm. Sì o no? Non ricordo. Allora, come vedete, il risultato di Archivico mi sembra abbastanza interessante, soprattutto sulle ultime che abbiamo caricato. Vabbè, ne prendo una a caso, no? Cioè, se vedete, insomma, si vede benissimo. Sì, sì. Questa qui, non stiamo parlando di immagini, stiamo parlando sempre di, sì, immagini, ma di testo. Right. Quindi è abbastanza comprimibile. Questo qui è a 300 dpi. Ah, addirittura. Ed è un JPEG, tra l'altro, quindi con compressione. Sì, sì, sì. Dipende, ovviamente, se uno vuole un'immagine ad alta definizione va sulle 600, no, ma su 600 di più. Pensavo ci volesse il 7296 o cosa analoga. No, d'accordo, comunque dico bene che forse non era venuto fuori questo piccolo... Claudio? E diciamo che in una filza completa a questo punto, e se con un 300 dpi, una filza completa da... Sono 1300, una che abbiamo fatto l'altro giorno, 1390 immagini, viene un giga e mezzo più o meno, con 300 dpi. È chiaro che diventa più gestibile in questo modo, piuttosto che da 600. Certo, grazie, grazie. Prego. Gigi, dimmi. No, solo per aggiungere una nota a quello che ha detto Maria Ida. Ricordo che l'upload delle immagini ha un limite massimo di 128 megabyte, credo. Quindi a quel punto, cioè, dipende solamente dallo storage che abbiamo sul sito, in effetti, perché se volessimo immagini ad altissima risoluzione, probabilmente possiamo farlo, ma dobbiamo stare attenti all'occupazione del spazio, certo, web, corretto? Sì. Certo, sì, sì. Il problema principale, diciamo, questo si rientra nei problemi principali che riguardano i siti web, cioè un sito web deve essere facilmente visualizzabile, perché se magari mi capitasse di aprirlo da un cellulare, ora mi sconsiglio di aprire Omeka da un cellulare perché insomma non è proprio il massimo, qualcuno di voi già l'ha provato,
e è meglio guardarlo su desktop. Però è chiaro che se io devo scaricare con una linea magari non ottimale un file gigantesco, ci metto un sacco di tempo e si abbassa la fruibilità del sito, questo in pratica. Sì, grazie. Ok, se non ci sono altre domande, io insomma vi saluto, vi ringrazio per aver partecipato. Domanda io, se posso, che era quella della volta scorsa, relativa alle immagini caricate nella scheda dell'item. Ossia, se io carico un'immagine abbastanza grande come numero di pixel, però volessi nella scheda dell'item visualizzarla in maniera ridimensionata per poi eventualmente ingrandirla cliccando sull'immagine. Certo, come succede qui. Come vedete, questi qui sono, torno un attimo indietro, questi sono, come vedete, questo qui è il thumbnail, no? Ok. Poi io qui la visualizzo in un'altra grandezza, leggermente più grande, e ho la possibilità però di fare lo zoom fino, insomma, fino a quanto mi è permesso. Questo è, però io negli esempi che abbiamo fatto, il file, il thumbnail non ce l'ho e ho il file dell'immagine nella risoluzione che viene caricata subito all'inizio, prima del doubling code. Sì, perché devi andare ad agire sulla parte dal pannello di controllo, scusa un attimo che non vedo più il pannello di controllo, l'ho riapro, devi andare ad agire sull'aspetto. Ora, qui stiamo parlando, ti ricordo sempre, della versione di prova, un attimo solo, però dall'aspetto, insomma, giocando un po' con l'aspetto, uno ha la possibilità qui ce ne sono veramente poche, ha la possibilità di renderlo in questo modo. Dove sta? Ha la possibilità di renderlo in questo modo. Io ho semplicemente, semplicemente giocato con l'aspetto, con le impostazioni, con i settings. Cioè, non c'è da fare nulla da codice, per chiarirci, non c'è niente da fare di particolare. Bene. Sono tutte impostazioni abbastanza semplici, anche la dimensione del thumbnail, un po' tutto. Allora, io insomma, ci sono altre domande? No, quindi vi ringrazio di aver seguito, spero vi sia piaciuto il corso, insomma, 8 ore sono comunque un bel po' per parlare di Omeka, ma ok, grazie Gigi. Io spero insomma che vi sia piaciuto. E sono curioso poi di vedere le risposte nel questionario. So che è arrivato un questionario di gradimento dalla professoressa Salvatori. Sono molto curioso di avere un vostro feedback, diciamo, anche perché di voci ne ho sentite 4 o 5, ne ho sentite tantissime. E vi auguro buona serata. Grazie, è stato veramente un piacere. Grazie mille. Grazie a voi. Ciao a tutti. Ciao, grazie, ciao, Claudio. Ciao. Buona serata.